Buonasera, oggi buon pomeriggio, buongiorno, a seconda di quando rivedrete questo video. Oggi comunque facciamo voglio fare una guida su come inserire gli articoli in maniera corretta rispettando il SEO per avere successo per la pubblicazione di un sito, non il discorso dell'acchiappaclick. Qualcuno confonde l'acchiappaclick, sono altre tecniche che mirano proprio a spingere il lettore a cliccare sul nostro articolo. Ma questa è una pratica che può portare vantaggi per il sito perché ovviamente fa più letture, ma alla fine alla lunga Google si accorge di questi escamotage perché ha degli strumenti all'interno per accorgersi di queste cose e quindi alla fine ci penalizzerà. E quindi diciamo a noi ci interessa avere successo dovuto proprio alla qualità dell'articolo, a come è stato pubblicato e tante situazioni. Comunque, bando alle ciance, dopo aver fatto l'accesso al sito, nel caso mio vedete che ci sono più opzioni perché io sono l'amministratore, quindi c'è la possibilità di modificare altre cose che voi non potete. Però, diciamo, anch'io come voi ho diciamo, il tastino qui in alto dove posso fare nuovo articolo, quindi clicco su nuovo articolo e questa è la cosa che non è cambiata. Faccio questa guida perché ci siamo fatti un abbiamo fatto un confronto sul discorso del SEO con il nostro webmaster. Poi, come ben sapete, stiamo facendo un po' di ristrutturazione, cambiamento delle categorie. Siamo stati costretti a cambiare il tema ancora una volta perché ci sono delle persone che si divertono su Facebook. Su internet ad attaccare il nostro sito e quindi abbiamo dovuto cambiare il tema che presentava delle falle di sicurezza notevoli e quindi permetteva proprio all'acquisto di fare il bello e il cattivo. Per ora utilizziamo questo tema newspaper che sembra essere molto più stabile. Ovviamente speriamo di non cambiarlo più perché mi rendo conto che per voi questo è un problema, ma lo è anche per me, diciamo, perché poi non è bisogna comunque abituarsi al nuovo modo di inserimento. Allora, una volta cliccato su aggiungi un articolo, compare questa finestra dove appunto c'è la parte dove posso inserire l'articolo. Allora, mettiamo il caso che io sto scrivendo un articolo di cronaca, nel titolo io metterò per dire sempre Napoli e scrivo scusatemi, ecco, cioè, ci voleva anche lo starnuto, arrestato spacciatore in possesso di 15 kg di cocaina. E questo è il titolo. Come ben sapete, nel titolo, diciamo, deve essere compreso quello che io ho in mente di mettere come parola chiave, che, diciamo, nel caso specifico con questo sistema può essere formato anche da più parole, non solo una, quindi fino a 5 parole io posso mettere diverse per fare una parola chiave un po' più complessa, un po' diversa sempre rispetto ad altre parole chiave utilizzate. Quando io faccio la parola chiave, quando identifico la parola chiave, devo pensare a come un utente su Google possa cercare la notizia. Cioè, nel senso specifico, non andrò a mettere parola chiave solo Napoli. Infatti, il fatto è che Napoli identificherebbe una vastità di articoli o di materia talmente elevata che poi alla fine è difficile giungere al nostro articolo. Ma io metto magari Napoli come una persona normale, no? Può scrivere Napoli, droga, per fare esempio, no? Faccio un esempio, pure Napoli, cocaina. E faccio invio e vedete che alla fine qua mi dà come notizie principali droga un giorno fa chapeau a Napoli un nuovo hashish che sta invadendo Chiaia e via dicendo. Quindi ci sono vari articoli che parlano di droga e quindi io utente che voglio cercare che cosa è successo a Napoli in merito al discorso droga trovo l'articolo che mi interessa e quindi eventualmente anche c'è l'articolo di Vivicino. Se invece metto Napoli solamente, ecco, qui mi farei vedere il risultato in questo momento in tempo reale della Juventus che sta vincendo con Napoli e tante altre notizie sportive, perché evidentemente questa notizia ha una prevalenza superiore, maggiore rispetto alle notizie di fatti di cronaca. Vedete, come notizie di cronaca non ce ne sono, se non
scendo ancora più giù e vediamo ancora, non ci sono notizie di cronaca che parlano di cocaina. Se io vado a mettere qui sopra su notizie, ecco che qui ovviamente oggi la partita Juve-Napoli è importante, come notizie principali mi porta sempre notizie sportive, quindi l'utente che va a cercare, voglio sapere a Napoli se è stato arrestato qualcuno per droga, che devo fare una ricerca, quello che sia, non troverà nessuna notizia in merito. Beh, invece se io metto Napoli cocaina, nonostante oggi c'è la partita, è ovviamente più indirizzata, e quindi vedete che ci sono tutte notizie che parlano di droga e quindi notizie di cronaca. Quindi dico, nel momento in cui scegliamo la parola chiave, e quindi anche il titolo, dobbiamo scegliere una serie di parole chiavi che vadano a ipotizzare quello che un utente può cercare sul web per agganciare il nostro articolo. Quindi Napoli, arrestato spacciatore in possesso di 15 kg di cocaina. Se vedete qui sulla destra c'è una lista di controllo che vi aiuta un po' a non dimenticarvi di nulla diciamo di queste operazioni che adesso vi dirò. Ovviamente ci sono quattro, dico ovviamente perché ci sono alcune cose che devono essere per forza rispettate, che sono queste quattro. Anche queste vanno rispettate, attenzione, però sono più come promemoria, cioè nel senso che io una volta che ho rispettato questa indicazione, io basta che poi ci clicco sopra e diventa verde. Fin quando non ci clicco sopra rimarrà sempre rossa, perché è come se io per dire non bisogna una lista della spesa, un po' come noi diciamo una lista della spesa. Allora, quindi dicevo, andando a vedere qui ci sono tutte queste situazioni. Allora mi dice da ricordare di inserire la parola chiave focus keyword in rank mat SEO. Se scendiamo giù vediamo che qui abbiamo keyword principale, che sarebbe la parola chiave in rank mat SEO. Quindi nel caso specifico io farò Napoli, perché comunque la città, arrestato spacciatore, perché potrebbe anche essere nello specifico una informazione che cerca una persona su web, cocaina. Quindi ho utilizzato tre parole che diciamo identificano, agganciano il nostro articolo. E quindi se io le ho messe le parole chiavi, vado qui e dico ok, la parola chiave l'ho messa. Continuando diciamo nella parte comunque centrale, quindi l'articolo, io poi devo ricordarmi che queste parole chiavi devono essere comprese nel titolo, nel primo paragrafo e nella descrizione, oltre che nella foto. Oltre che nella foto, poi vedremo come si mette nella foto. La cosa che vi dico è evitate assolutamente di prendere il titolo, di copiarlo e di andarlo a mettere qui. Io adesso per velocità lo faccio, ma non fate mai questo errore, così come magari non fate mai l'errore non di mettere magari all'inizio di fare qualcosa di diverso, poi mentre io sto scrivendo, per allungare il brodo, lo ricopio di nuovo da qualsiasi parte del testo. Anche questa è una cosa che non va fatta, che Facebook... Google penalizza diciamo l'articolo, non lo fa girare di fatto. Quindi quando qualcuno mi chiede, dice, ma quante visualizzazioni ha fatto il mio articolo, ha fatto tot visualizzazioni, è andato bene, è andato male, è anche dovuto al fatto che appunto non si seguono queste regole. Quindi c'è un discorso di poi dopo di mancanza di soddisfazione del lavoro fatto. Io adesso sto scrivendo le parole così a caso per allungare un po' e per poi farvi vedere altre situazioni. Quindi non fate mai quello che io ho fatto in questo momento, ma giusto per darvi la prova che non va fatto, diciamo, questa cosa. Allora, io adesso rimetto però nel primo paragrafo questa situazione, in modo tale che le tre parole scelte, Napoli, arrestato spacciatore e cocaina, compaiono all'inizio. Quindi, scendendo, diciamo, dopo aver scritto l'articolo, io ho scritto l'articolo, ho preparato e tutto, vedete che c'è una casellina riassunto. La casellina riassunto è una di quelle cose che bisogna necessariamente fare. Per categoria riassunto, anche qui non mettete mai il titolo come riassunto. Si può mettere però in questo caso come riassunto il primo paragrafo. In effetti il riassunto è quella, diciamo, proprio come dice la parola, come il riassunto, cioè quindi quello che un po' può racchiudere tutto quello scritto nell'articolo, contenuto nell'articolo.
sempre per velocità, io metto questo il titolo. Se andate a vedere adesso, il, diciamo, la parte del riassunto da rosso è passata direttamente magicamente a verde. Nel riassunto, diciamo, nel discorso di riassunto, posso anche metterlo la stessa frase, posso anche mettere anche nella descrizione. Se io vado a cliccare qui sotto, modifica snippet, vedete, si aprono tre caselline magiche, fra cui c'è la descrizione. La descrizione di fatto è quello che esce al di sotto del link di Google, cioè quando vado a cercare su Google un articolo, la descrizione è questo qua, ad esempio. Vabbè, vediamo un po' se riusciamo a evidenziarlo meglio, così si capisce meglio. Ecco, la descrizione è questa qui, quella che esce in blu, cioè che io adesso evidenzio in blu sotto il titolo. Quindi, diciamo, inizia a dire cosa diciamo l'articolo contiene. Quindi per questo dico può essere uguale anche al riassunto. Sempre per brevità, ma solo per brevità, io prendo il riassunto e lo vado a mettere qui dentro. Se vedete ci sono delle barre che diciamo colorate, che aumentano o diminuiscono le caselline fino a diventare verde. Se vedete adesso per lui la descrizione è troppo magra, cioè non ci sta scritto quasi nulla ed è un colore quindi rosso. Allora che faccio? Io aggiungo delle parole, sembra in questo caso per brevità, se altrimenti vi tedio e non vi guardate la guida. Se vedete, man mano che io scrivo, questa barra va nel verde. Se io però scrivo troppo, questa barra va nel rosso, perché dice i caratteri sono, diciamo, le parole sono le stesse, cioè va bene 155 parole, però ho scritto troppi caratteri. Quindi che faccio? Lo vado ad accorciare un po'. Lo vado ad accorciare un po' fin quando non diventa di nuovo verde. Ecco qui. E mi fermo. Nel fare questo però, attenzione, nella descrizione, l'accorciamento adesso l'ho potuto fare perché sono parole senza senso, ho cancellato alcune parole e vabbè, abbiamo risolto il problema. Quando invece la frase è di senso compiuto e io la tronco in maniera scorretta in italiano, no? Che io sempre faccio così, no? Tolgo questa parte qua e dice arrestato, spacciato in possesso. Questo non è una frase di senso compiuto, quindi è vero che vada a rispettare eventualmente la lunghezza della descrizione, ma non ha un senso compiuto. E adesso copio. Quindi spero che pure su questo fatto mi sia, cioè, sia stato chiaro, mi sia spiegato bene. Ecco qui, se io andavo a togliere, ecco qua, se vedi questa parte qua, sono spacciato in possesso di che cosa, non va bene. E adesso lo lascio giusto perché vedete che qui la barra diventa verde. Il permalink in effetti è il link definitivo all'articolo. Il permalink generalmente lo si deve mettere in maniera abbreviata, quindi dovete pensare un po' come quando si scrive un telegramma senza gli articoli determinativi e indeterminativi. Quindi faccio Napoli, spacciatore. Anche il permalink deve contenere le parole chiave, anche questo Napoli, spacciatore. Non tutte le parole chiave, però deve tenere le parole chiave. Cocaina. Questo è un permalink, quindi diciamo che alla fine spacciatore. Alla fine deve contenere almeno una delle parole chiavi, se sono due ancora meglio, e non deve superare i 75 caratteri, ma qui vi dice la barra, ve la dice sempre. La cosa importante che vedete, anche il titolo, allora ci sono due tipi di titolo in effetti, il titolo normale all'articolo, cioè quello che viene visualizzato su Facebook, su nostro sito e via dicendo, e c'è il titolo SEO, questo qui è il titolo SEO. Nel caso specifico vedete che per lui il titolo SEO è lungo, è troppo lungo. Il titolo SEO viene richiamato attraverso queste variabili, titolo e page, che il sistema automaticamente mette all'interno. Però io che faccio? Posso andare a prendere il titolo normale, che magari è anche ancora più lungo. Facciamo che ci aggiungo altre parole sempre sconfusionate, senza senso.
mi vado a copiare questa parte qui, magari iniziale, vado qui e cancello queste variabili titolo e page e metto questa frase qui. Vedete, questa frase è troppo lunga. Allora devo vedere come devo accorciarla. Vediamo un po' che titolo potrei dare. Di droga. Sono un po' più generico. Vedete, alla fine rientro nella grandezza e il titolo SEO è questo, ma invece il titolo dell'articolo è questo qui. Quindi quante volte ho ottimizzato, ma io non riesco a accorciare. Non sempre dovete accorciare anche per, diciamo, la bellezza dell'articolo sul nostro quotidiano oppure in giro su Facebook, ma la dovete accorciare sicuramente per il titolo SEO, e quindi vi ho fatto vedere come fare. E questo è l'altro punto. Se io, dopo aver messo quindi tutto, titolo, permalink, descrizione, ho messo il riassunto, ho scelto le parole chiave che sono tre e via dicendo, vado a vedere, scendendo giù, vado a vedere che ci sono delle caselline di controllo o di aiuto dove vi dicono, scusate, dove vi dicono che cosa c'è di errore, che cosa potete fare per migliorare il punteggio SEO. Punteggio SEO che in questo momento è 42 su 100, quindi è molto basso perché siamo nella zona rossa, perché dobbiamo fare ancora tante altre cose. Andiamo a vedere su Basic SEO. Su Basic SEO dice: la parola chiave è contenuta diciamo, all'interno dell'articolo, perché giustamente io ho preso il titolo, l'ho copiato qua, ma ripeto, voi non lo dovete fare, però è contenuto, ci sta sia Napoli, sia è stato spacciato, sia cocaina, quindi va benissimo così. La cosa che dice, però, che l'articolo è troppo corto, sono 88 parole invece di 600 parole. Qui, vabbè, esagero un po', ve lo dico proprio sinceramente, diciamo che l'articolo sui 250 parole va già più che bene, non è un problema. E quindi, diciamo, mi dà questo errore. Poi, andando a vedere su Additional, ci sono quattro errori. Allora, lui mi dice: la parola chiave non è contenuta in nessun sottotitolo. Allora, vi dico che questa situazione sarebbe auspicabile, cioè, nel senso, mettere i sottotitoli per, diciamo, interrompere un po' la lettura per dare un po' il senso, un po' più organizzato dell'articolo, sarebbe una cosa buona. Ma qualora sembra l'articolo è corto, tipo le 250 parole, quindi dove già si è scritto, non si è scritto tanto, mettere i sottotitoli comunque è brutto, anche perché poi nei sottotitoli devono sempre contenere la parola chiave Napoli, arrestato, spacciatura oppure cocaina. Quindi nel caso specifico, se io vado a mettere un articolo, un sottotitolo, la polizia arresta a Napoli oppure, se facciamo così, la polizia dopo i controlli telefoni, dopo i controlli sul territorio al limite, individua una piazza di spaccio di cocaina nel quartiere nord di Napoli. Se vedete, ci sono alcune parole chiave: cocaina e quartiere nord di Napoli. Io che faccio? Metto, evidenzio e dico che questo è un titolo 3. Ed è quindi ho interrotto un po', eccolo qua, vedete, focus keyword found in the subheading, quindi mi dà verde. L'altra cosa pure importante è diciamo, la densità, quante volte la parola chiave viene ri ripetuta nell'ambito di un articolo. Qui dice che la parola chiave va bene perché è stata ripetuta due volte e quindi non ci sono problemi. Qualora io, per dire, cancello tutta questa parte del testo, no, facciamo così. Lo cancelliamo, mi dà l'errore perché? Perché dice: la densità della parola chiave è troppo alta, Isaig, è troppo alta. La parola chiave viene ripetuta due volte. Quindi, in questo caso, devo addirittura
toglierla una volta questa parola chiave, o allungo il testo così come faccio in questo modo, oppure devo ripetere meno volte la parola chiave. Se infatti poi ci aggiungo di nuovo il testo, lui mi dice che va bene. La stessa cosa, se il testo è troppo lungo, mettiamo che io aggiungo ancora altre volte queste parole sconfusionate, senza senso, un sacco di volte, mi dovrà dire che adesso infatti la densità invece è troppo bassa, is low. Quindi nell'ambito dell'articolo io devo ripetere un'altra volta ogni tanto la parola chiave. Allora, se io vado a prendere questo, diciamo, questo sottotitolo e lo vado a rimettere ogni tanto, quindi faccio anche dei sottotitoli, perché poi anche sui sottotitoli, come ho detto, se è molto lungo l'articolo bisogna ripeterlo. Allora, ecco qui, se io vado a vedere, infatti dice la parola chiave va bene, viene ripetuto 6 volte, la densità è giusta, la densità della parola chiave. Sta avendo questa tosse, maledetta allergia. Allora, continuando, e fra l'altro poi, ecco le parole, qua vedete dice 483 ci sono, però dice ancora non abbiamo raggiunto le 600, ripeto, non prendiamo questo limite come limite giusto. Possiamo anche, diciamo, arrivare a 250, ve l'ho detto già prima. Poi, la cosa importante è il link a un sito esterno, diciamo che poi deve avere anche l'attributo do follow, vediamo. Allora, vediamo un po'. Allora, un sito esterno potrebbe essere il sito della polizia, potrebbe essere. Però, diciamo che sulle parole chiave, quindi polizia, sulle parole chiave, Napoli, arrestato spacciatore e cocaina, non devo assolutamente mettere alcuni link, né interni né esterni. Però su polizia lo posso mettere. Allora che faccio? Vado su internet e mi cerco polizia di Stato. Vado a prendere il sito della Polizia di Stato, faccio copia. Se stiamo parlando di sport, per il sito di una società sportiva, che è semplice, no? Clicco su questa finestra, su questa link qui sopra, cioè su questa funzione, faccio incolla, poi vado sulla rotellina e faccio apri il link in una nuova scheda. Vedete il discorso che ho fatto do follow? Io posso anche mettere no follow. Che significa do follow e no follow? Do follow significa che Google, quando va a scansionare il vostro articolo, troverà questo link e andrà a vedere a quale sito si riferisce questo link. Quindi andrà a verificare la qualità del link che noi abbiamo messo. Ovviamente noi abbiamo messo un link che parla di Polizia di Stato, quindi è un sito, diciamo, attendibile, un sito importante, un sito dove tutti cliccano e vanno a cercare notizie. Quindi questo link sicuramente migliorerà il posizionamento SEO del nostro articolo. No follow invece, io dico questo lo metto, però tu Google non lo andare a scansionare, lo lascio solo per gli utenti, magari qualcuno curioso che vuole andare a cliccare e vuole capire perché io ho messo questo link a questo determinato sito. Però normalmente voi lasciate sempre così, non cambiate niente di particolare qui. E fate aggiorna. Ecco qui che lui ha messo, diciamo, il link. Se vado a vedere nella lista di controllo, sempre sotto anche, lui mi dice, grande, c'è un link a un sito esterno, e fra l'altro ha il link, diciamo, l'attributo do follow, quello che dicevo io prima. Lui adesso però mi dice, non c'è un link a nessun articolo interno al sito. Allora che succede? Che io devo andare su VVC, faccio sulla ricerca. Scusatemi, purtroppo sta allergia. Vado a cercare Vivi Centro Spacciatori
posso andare a prendere un articolo così che parla di spaccio, coltivazione di droga, comunque ha un'attinenza con quello che io sto scrivendo. Mi prendo il link di questo articolo e vado, lo vado a mettere in qualche parte del, diciamo, del, dell'articolo. Dopo i... allora, importante, è stata l'opera degli investigatori che ancora una volta sono riusciti a bloccare la vendita di questo, dei stupefacenti. Vabbè, facciamo così, giusto, stupefacenti. Ecco qua, io posso fare ancora una volta e ci vado a mettere quel link che ho preso prima, perché la parola sempre di spaccio e coltivazione di droga, due arresti, quindi posso mettere sempre questo link. Anche qui faccio apri una nuova scheda in modo tale che l'utente che viene sull'articolo e viene a cliccare non perde traccia di questo articolo nostro che stava scrivendo, leggendo, magari va a leggere, poi dopo lo chiude e torna di nuovo a continuare a leggere il nostro articolo. Se vado a vedere giù, adesso dice all'interno del tuo articolo c'è un link interno al sito, e quindi è un altro punto a verde a nostro favore. Se andiamo a vedere ancora giù, poi dice il titolo reale, dice all'interno del tuo diciamo titolo SEO è inserito un numero. Perché? Perché io ho inserito il numero 15 kg, se vedete qui, 15 kg di droga, 15 kg di droga. Vabbè, questa diciamo pure una cosa che potete anche omettere, cioè se c'è la possibilità, bene, se non c'è la possibilità non fa niente, non è... tutte queste diciamo situazioni con tutti questi pallini verdi e rossi, ovviamente se diventano tutti quanti verdi sarebbe una cosa ottimale, ma se non diventano tutti quanti verdi non è un problema. Però diciamo la cosa che vi dico, quelle che sono importanti sono sicuramente questa parte qui, questa parte qui, diciamo gli additional, quindi che la keyword dovrebbe essere messa nei sottotitoli. Però abbiamo detto che si può anche, però che la densità non sia troppo elevata o troppo bassa, che la grandezza e l'URL, quindi sarebbe l'URL, sarebbe il permalink, non superi i 75 caratteri, che ci sia un link interno e un link esterno, link esterno con l'attributo di follow. Queste sono importanti, proprio molto molto importanti. Poi continuando a scorrere andiamo a vedere che cosa ci dice. Dice content readability, sarebbe la vecchia leggibilità. Per chi diciamo era con noi già precedentemente, vi ricordate che con gli OS SEO c'era il discorso della leggibilità. Dice per leggibilità tu devi utilizzare devi interrompere il contenuto con delle tabelle. Questa è una cosa che però può creare problemi su Facebook, quindi non lo seguite questa cosa, lasciate stare. La cosa importante però invece è usare paragrafi corti, short paragraphs. Se andate a vedere qui sopra, no, nella lista di controllo, fra l'altro noi abbiamo anche scritto che, attenzione, ogni articolo deve essere diviso in paragrafi almeno 4-5 paragrafi. Gli articoli che non sono divisi in paragrafi potrebbero non essere pubblicati. Che significa il paragrafo? Questo è un paragrafo intero. Questo è un altro paragrafo, sono i cosiddetti capoversi. Quindi non dovete fare assolutamente una situazione del genere, che io metto punto, scrivo qualcosa, poi metto punto, scrivo qualcosa, poi metto punto, scrivo qualcosa, poi metto punto, e via dicendo. Questo non dovete mai farlo. Ecco, per lui adesso questo è un solo, tutto questo blocco è un solo paragrafo. Io ho visto alcune situazioni in cui tutto l'articolo era un solo paragrafo, questo non va fatto. Quindi ogni tanto c'è il punto, se diciamo, ovviamente si può anche andare da capo, cioè nel senso che se il discorso lo permette, si va da capo,
con l'invio, con il tasto invio sulla tastiera, vado a capo, e questa, diciamo, la situazione. Quindi lui ha creato, da un solo periodo, ha creato 1, 2, 3, 4 e 5 paragrafi. Questo deve essere fatto un po' su tutta la lunghezza del, diciamo, dell'articolo, dell'articolo. E quindi, se vado a vedere qui giù, qui sotto, cioè, tu utilizzi paragrafi corti, anche lui l'ha verificato e quindi dice che è tutto a posto. Poi dice, all'interno dell'articolo non è stata utilizzata nessuna foto oppure video. Va da sé che se io non ho foto o video da aggiungere, non posso comunque inventarmele. Quindi diciamo che se c'ho una foto e un video, ben venga, questo migliora sempre il discorso SEO, se no altrimenti anche qua, come si dice, desisto. Quindi qui siamo arrivati alla fine di tutta questa lista di controllo, e quindi che ci hanno aiutato un po' a dire che cosa dovevamo fare e cosa non stavamo sbagliando. Andando invece sopra, tornando di nuovo sopra adesso sulla fascia di destra, vediamo che nella lista di controllo dice tra 1 e 5 categorie. Perché tra 1 e 5 categorie? Ed è già verde, perché in effetti noi abbiamo messo, noi come webmaster, abbiamo messo che la categoria ultime notizie viene sempre flaggata, perché questo ci serve proprio a noi per il miglioramento SEO, per delle ricerche, comunque delle situazioni di, fra virgolette, di servizio. Però io posso aggiungere altre categorie. Allora, nel caso specifico, io invece di andare a scorrere tutta, diciamo, la lista di categorie, posso automaticamente andare in questa casella di ricerca e scrivere cronaca, perché questo è un articolo di cronaca, e vado a vedere la parola cronaca, quindi come categoria, qua, in che modalità è inserita, in che tipologia, varianti, come vogliamo dire, è inserita nel nostro network. È inserito come cronaca, cronaca Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Sicilia, cronaca giudiziaria, cronaca Napoli, un po' più sportiva, cioè più approfondita, più puntuale, e poi c'è cronaca sportiva. Io posso scegliere nel caso specifico o cronaca Napoli oppure cronaca Campania, oppure anche tutte e due, ma posso anche mettere cronaca, perché comunque è un fatto di cronaca, quindi posso mettere più di una categoria. Ovviamente non esagerate con il mettere le categorie. Io normalmente vi dico mettete sempre aggiunta alla ultima notizia, mettete una, massimo due altre categorie. Quindi faccio cronaca Campania e cronaca Napoli, quindi sono un poco più dettagliato. Poi, continuando a scegliere la lista di controllo, mi dice i tag. Bisogna mettere fra 1 e 5 tag. Se io vado a vedere qui, c'è la casellina dei tag. Allora io metto Napoli come tag, la città, quindi, perché anche nel titolo ci deve stare sempre la città, cioè dove è avvenuto, cioè bisogna sempre rispettare le 5 W, cioè dove, come, perché, chi. Diciamo che qualcosa si può omettere, perché se altrimenti il titolo verrebbe lungo, però più riferimenti mettiamo è meglio è. Per dire, esempio, polizia arresta lo spacciatore in possesso di 15 kg di cocaina, dove non si sta scritto nel titolo, quindi è importante dove. E anche, diciamo, nel tag è importante mettere Napoli. Napoli, poi mettiamo cocaina. Se vedete ci sono già inseriti i tag, quindi io utilizzo questi qua già precedentemente messi. Spacciatore ci sta già. E faccio aggiungi. Eccoli qua, Napoli, cocaina e spacciatore. Se io vado a vedere adesso sopra la lista di controllo, i tag sono diventati verdi, perché ne ho messi da 1 a 5, nel caso specifico mio 3. Il riassunto l'ho messo all'inizio, l'abbiamo visto subito all'inizio. Adesso mi manca l'immagine in evidenza. Allora, io vado a prendere, faccio imposta, immagine in evidenza. C'ho due alternative, carica file o libreria media, come ben sapete. Se io vado su libreria media e metto polizia, vedete che ci sono tanti articoli, cioè tanti articoli, tante immagini che riguardano la polizia e che sono inserite nel nostro database. La cosa che vi chiedo è di non mettere mai, diciamo, sempre la stessa foto, cioè andate a vedere un po' se ci sono articoli precedenti nella giornata, però in particolare nella giornata, no?
di un altro magari collaboratore che ha messo sempre una fotografia che riguardava la polizia, utilizzata la stessa fotografia, perché questa è un'altra cosa che pure Google ci penalizza, cioè nel senso, se mettete sempre e comunque la stessa foto, alla fine non diamo varietà e mobilità a, diciamo, al sito anche, e quindi questo ci penalizza. Nel caso specifico, io sono andato a prendere, già ho caricato, una foto del, diciamo, presa dal Facebook, dal profilo Facebook ufficiale di, diciamo, della polizia, e sono andato a mettere polizia arrestato spacciatore Napoli. Perché? Perché, diciamo, queste parole chiave che noi abbiamo scelto devono comparire nel testo alternativo, nel titolo e nella descrizione. Cioè basta che faccio un copia e incolla di questo, faccio un bel copia e incolla e li vado a mettere in queste tre caselline qui. Nella didascalia potrei mettere però fonte foto, questo così praticamente chi successivamente dopo di voi utilizza questa stessa foto non deve poi andare a citare sempre la provenienza, profilo, perché la cosa importante, quando le foto sono nostre, bene, quando non sono nostre va sempre citata la fonte, e bisogna sempre evitare foto provenienti da grosse agenzie fotografiche come la Press, Getty Images, tutte queste, diciamo, agenzie, perché queste alla fine lavorano per, cioè pubblicano foto per guadagnare. Quindi allora non basta che noi andiamo a citare la foto, dopo altrimenti chiedono ovviamente l'eventuale risarcimento danni a noi per un utilizzo illecito della foto. Quindi, diciamo, le fonti di foto libere possono essere i profili Facebook, ecco, della polizia, dei carabinieri, di un personaggio politico, di qualcosa. Però anche in questo caso bisogna mettere fonte foto, profilo Facebook, in questo caso pagina Facebook, perché quella pagina Facebook ufficiale Polizia di Stato. E faccio imposto immagine evidenza. Lascio un po' di tempo per caricare. Eccola qui. Se vado a vedere adesso sopra, nella casellina di controllo immagine evidenza, mi dà verde anche qui. Poi, quando vado a scorrere la lista di controllo, dice la parola chiave deve essere sempre diversa. Ma io l'ho fatta diversa perché ho utilizzato una combinazione di parole. Quindi Napoli, arrestato spacciatore e cocaina. Quindi che faccio? L'ho fatto e quindi metto la spunta. Questa parte qua per la funzione split post adesso la toglieremo, perché questo tema, nello specifico del newspaper, non prevede l'utilizzo dei split post. Questa è una cosa che prevedeva il tema precedente, quindi la toglieremo. Vabbè, fin quando non la togliamo, se la vedete basta che ci cliccate sopra e non ci sono problemi. Poi dice il fatto della divisione dei paragrafi dell'articolo in 4, almeno 4-5 paragrafi. Noi l'abbiamo fatto, ci siamo accertati di essere andati a capo dopo il punto, quindi di aver creato diversi paragrafi come vi ho detto prima, e quindi io clicco anche qui. La lista è completa, la lista è completa, e lui mi dà la possibilità di fare pubblica. Ovviamente adesso lo faccio pubblico perché se altrimenti vai in giro questa schifezza di articolo. Se vedete adesso, diciamo, un'altra cosa pure che vi dovevo dire è il discorso di quando andate a prendere dei pezzi di articolo su web da qualsiasi parte, magari perché voglio prendere uno spunto di riflessione, no? Qualcosa, o un passaggio di una persona, di quello che ha detto Tizio Caio Sempronio. La cosa importante è che, ecco qua, il Belgio blocca straniere sotto i 56 anni. Io vado a fare questo copia e incolla, per essere sicuro di non portare schifezze all'interno del sito. Come vi ho detto precedentemente, basta aprire un file di Word, cliccare questo, diciamo, incollare l'articolo qui, quel pezzo di articolo, il passaggio, quello che sia qua dentro, evidenziare tutto e cliccare poi su questa simbolo cancella tutta la formattazione.
in modo tale che lui ha in questo modo Word, che è anche un editor di siti, no? Cioè un programma per fare siti, non tutti lo sapete, ma è così. Cancella un po' tutti i codici eventuali che altri siti hanno inserito. Nel caso ancora fosse, dipende più dell'idea su Wikipedia, facciamo Napoli, no? Giusto per... Ecco qui, se vedete su Wikipedia Napoli ci sono una marea di link e altre situazioni. Se io vado a se io vado a copiare qui dentro, no? Faccio copio questo pezzo e vado qui. Poi faccio così, come vi ho detto prima, elenco e faccio cancella formattazione. Lui ha cancellato la formattazione, però all'interno avrà sempre dei link sul sito Wikipedia e quindi io dovrò fare rimuovi collegamenti per testuale, rimuovi collegamenti per testuale, rimuovi collegamenti per testuale, cioè devo accertarmi che tutto sia ben pulito e sistemato. Mettiamo che voglio prendere solo questo, diciamo solo questa parte. Dopo aver fatto quindi tutta questa ripulitura con cancella formattazione e avendo tolto tutti i link, posso a questo punto fare CTRL X copiare e vado nel sito e vado a incollare il pezzetto che ho preso da Wikipedia. E questa è, diciamo, un'altra cosa che pure vi volevo dire. Poi un'altra cosa, quando scaricate una foto, allora mettiamo foto polizia di stato, così vi faccio vedere che cosa ho fatto preventivamente anche. Polizia di stato, foto, io ho preso questa foto qui, aspettate un attimo. Vedete che ci sono un sacco di queste foto che poi possono essere anche utilizzate perché in effetti la polizia le mette a disposizione proprio per questo. Eccola qui, questa è la foto che ho scelto. Faccio salva immagine con nome, quindi faccio tasto destro, salva immagine con nome e me la scarico sul computer. Un attimo, ci mette un po' di tempo, ecco qui. Lui mi dà un codice perché lo vede da Facebook, però io che faccio? Faccio Napoli, metto già quelle paroline chiavi, spacciatore, cocaina, vabbè, dice Napoli, arrestato, spacciatore, cocaina. E lo vado a salvare, Adesso io che faccio però? Non posso prenderla e metterla all'interno del sito perché deve essere ridimensionata in maniera corretta. Quindi faccio tasto destro sulla foto che ho scaricato e faccio apri con Paint che avete tutti quanti sul computer, è un'applicazione gratuita. Faccio Paint, poi faccio ridimensiona qui sopra. Faccio pixel e metto 640 e qua lo lascio perché ho fatto mantenere le proporzioni, quindi 640x359 e faccio ok. Fatto così, poi faccio salva e poi successivamente vado sul sito e la vado a caricare. La vado a caricare, io l'ho caricata già. Nel caricarla vedete che infatti lui mi dà 640x359 pixel, quindi è dimensionata nella maniera opportuna e giusta. Questa è un'altra cosa che vi volevo dire. Poi penso di non essermi dimenticato di nulla di particolare. Spero che appunto sia stata, diciamo, una buona spiegazione. Se vedete, diciamo, il SEO sta migliorando e migliorato perché quando ho inserito la foto e altre situazioni è arrivato a 76 su 100. Un'altra cosa però che vi volevo dire è che quando poi pubblicate l'articolo, poi voi dovete fare lo spam, la condivisione su Facebook. La condivisione la potete fare attraverso questi tastini che conoscete benissimo. Quindi io clicco qui sopra, scrivo, diciamo, quello che voglio
di cui voglio parlare, no? Cioè, di cui l'articolo parla, altro fatto, diciamo, possiamo scrivere, allora, ecco, la gelosia colpisce ancora, ancora, a farne le spese. È un 32enne. E quindi fate la condivisione, fate pubblica su Facebook e lo mettete. Un altro modo di diciamo di condividere questo, diciamo, articolo è invece andare a prendere il link proprio dell'articolo. Vado a prendere il link qui sopra, dove però mi fermo all'ultima slash o barra, barra, come si chiama slash. Quindi mi fermo all'ultimo slash, non copiando questa parte finale che può creare effetti problemi al nostro sito per quanto riguarda la pesantezza. Quindi io che faccio? Faccio copia, poi vado su Facebook, sul mio profilo Facebook personale, e nei vari gruppi, nelle pagine, tutto quello, e lo vado a condividere. Faccio control incolla e vedete che esce la foto con, diciamo, un po' l'indicazione dell'articolo. Anche qui cancello da Facebook, cancello il link e scrivo colpisce, la gelosia colpisce ancora, abbiamo detto colpisce ancora, a farne le spese è un 32enne. Leggi la notizia. Si potrebbe fare pure. Poi magari ci mettete qualche hashtag, gelosia. Ecco, sta su 16.000 post. Sparatoria. Su 1.000 più post e via dicendo. Potete mettere gli hashtag, come sapete, su Facebook e fate pubblica. Se non dovesse uscire la foto perché magari il sito in quel momento è sovraccarico o Facebook ha problemi, perché c'è anche Facebook che può avere problemi, andate sul debugger Facebook e si fa debugger proprio Facebook, scrivete proprio così, debugger Facebook, cliccate sul primo link. Si apre questa schermata dove io vado a incollare il mio link dell'articolo e faccio debug. Nel caso specifico, lui adesso la foto l'ha trovata, però potrebbe essere che ancora non ve la trova la foto. Allora voi che fate? Fate segui lo scraping di nuovo e lo continuate a fare fin quando alla fine non vi fa uscire la foto. Questa soluzione può essere utilizzata anche qualora io ho pubblicato l'articolo, poi ho pensato bene di cambiare foto, quindi vado nell'articolo, vado a cambiare la foto, però Facebook mantiene come cache la vecchia fotografia. Allora vado a metterla qui dentro, vado a mettere qui dentro il link, faccio debug e lui sostituisce questa foto con un'altra foto, che quella là che è poi l'ultima che ho messo. E questa è la situazione. Spero che, diciamo, un po' tutto sia chiaro. Se avete problemi e dubbi, ovviamente diciamo, gli affinamenti si possono sempre fare. Vi annuncio che poi, nel momento in cui avete messo dimestichezza con tutta la situazione, quindi con il sito, con tutte queste regole che vi abbiamo indicato, una volta al mese, una volta ogni 40 giorni, ci sarà una sorta di riunione in streaming con webmaster, dove tutti quanti voi potete chiedere delle cose a lui, che è esperto anche di SEO, di sito e tutto, per darvi una mano su qualsiasi dubbio che avete. Va bene? Grazie per l'attenzione.